Un elemento distintivo Luigi Sturniolo della campagna elettorale di Messina in comune è l'autogoverno delle municipalità. Che cosa significa? Sì, l'autogoverno è diventata la nostra parola d'ordine. Autogoverno vuole dire che noi intendiamo restituire la capacità decisionale ai cittadini. Noi veniamo da anni in cui la partecipazione in città è stata ridotta ai minimi termini. Pensiamo che in tutti i villaggi, in tutti i quartieri, sia necessario aprire degli spazi dove le persone possano ricominciare a discutere, a parlare di politica, ma anche a svolgere attività culturali e a diventare presidi sportivi. Un altro elemento distintivo riguarda la valutazione sul comune e sull'aspetto finanziario. Sì, noi abbiamo detto fin dall'inizio della campagna elettorale che con le condizioni date non sarà possibile tornare in regime ordinario e che i dispositivi attualmente a disposizione, quello del dissesto e quello del predissesto, sono entrambi troppo penalizzanti per la città. Riteniamo quindi necessario che il prossimo sindaco, la prossima giunta, attivino un percorso insieme agli altri comuni siciliani e meridionali che si trovano in difficoltà per ottenere dal governo nazionale delle condizioni di maggior favore, in ogni caso che rendano possibile tornare in regime ordinario. Senza questo non sarà possibile dare ai cittadini i servizi che i cittadini meritano. Altri due elementi di cui voi avete parlato in campagna elettorale, il tema della pace e il no al ponte, in che senso? Ma nel senso che è un po' singolare che soprattutto il centro-sinistra abbia ritenuto di dover rimuovere dalla campagna elettorale i temi della pace e del ponte sullo stretto, ritenendo che si tratta di una elezione di carattere amministrativo e quindi non di carattere politico. Perché mai dovrebbero far venire qua tutti i leader nazionali? Non sarebbe chiaro, a questo punto è evidente che ci sia queste elezioni abbiano un carattere anche politico e lo hanno, perché sia il tema della pace che il tema del ponte sono fondamentali. Non è possibile non considerare il discorso del riarmo e dell'aumento delle spese militari, perché questo comporterà tagli agli enti locali, e non è possibile rimuovere il tema del ponte, perché è chiaro che in una visione di città è diverso considerare una città in cui è previsto il ponte e una città in cui il ponte non c'è. Un altro tema di cui si è parlato in campagna elettorale è il PNRR. Sì, il PNRR viene da tutti considerato la panacea di tutti i mali. Noi siamo critici sul meccanismo perché riteniamo che produrrà un grande debito per le prossime generazioni. Tuttavia queste risorse ci sono e vanno spese, e il problema è che vanno spese molto rapidamente entro il 2026. Per questo abbiamo detto fin dall'inizio che, sebbene noi ci rivolgiamo soprattutto a quelle azioni che riguardano la rigenerazione urbana, in generale a quelle infrastrutture che valorizzino le bellezze del nostro territorio, il nostro paesaggio e il nostro clima, sia necessario immediatamente dopo le elezioni aprire una discussione con tutti i soggetti politici, imprenditoriali, sociali, sindacali, associativi, per fare in modo che si scelgano delle opere su cui tutti quanti si è d'accordo, per evitare che ci siano che qualcuno mette i bastoni tra le ruote e che quindi questi soldi non si riesca a spenderli. Libertà e partecipazione, diceva Gaber, la partecipazione è un altro elemento chiave della campagna elettorale di Messina in comune. Sì, questo è decisivo per noi. Noi riteniamo che le istituzioni siano in crisi. Sono in crisi le istituzioni della rappresentanza politica, e che quindi sia necessario produrre nuove istituzioni. Questo non è possibile se non attraverso un grande processo di partecipazione collettiva. Per questa ragione noi abbiamo pensato sia al tema dell'autogoverno, ma anche a dispositivi di partecipazione come appunto il bilancio partecipativo, ma soprattutto il fatto che noi diciamo decide la città. Noi pensiamo che si debba tornare a ridiscutere tutti quanti i temi della città, e bisogna che i cittadini possano prendere delle decisioni. Da questo punto di vista, l'avere deciso di dare indicazioni di astenersi qui in centro sul referendum
referendum Montemare è di lasciare agli abitanti dei luoghi e dei villaggi che si trovano appunto nel territorio di Montemare la possibilità di decidere, ha proprio questo carattere. Noi pensiamo che chi vive quei luoghi, chi vive quegli spazi, chi vive quei bisogni abbia tutto il diritto di decidere del proprio futuro attraverso il fatto che vorranno restare all'interno del comune di Messina oppure attraverso il fatto che decideranno di dare vita a un altro comune. Perché votare Gino Sturniolo? Perché siamo gli unici davvero diversi dagli altri, siamo gli unici che hanno portato in campagna elettorale parole e categorie differenti. Gli altri alla fine dicono tutti quanti le stesse cose e gli altri tutti quanti rappresentano la distruzione del nostro territorio, perché hanno amministrato la nostra città o perché fanno riferimento ai partiti nazionali che hanno definanziato gli enti locali.